la famiglia reale in Inghilterra, io lo dico ed è vero, passano il conto. Cioè è un simbolo dell'unità del paese, ma è un paese profondamente democratico, è profondamente parlamentare dal 1688, tanti anni. La Londra del Tamigi, sì, il Tamigi è la vita di Londra e la sua morte. Fino al 1870 la gente moriva dalle malattie che portavano al Tamigi gli affluenti pieni di cadaveri, di malattie, il colera, è terribile. Poi il Tamigi fu risanato da una buona fognatura ed è sempre stata la vita di Londra. Io non sono una tanto colta, io sono una che lavora, sono un'avvocata dei minori. La mia vita è sempre stata un lavoro per il diritto, io credo nella giustizia e nei diritti delle persone. E in questo Londra mi ha accolto bene, perché qualunque persona straniera, uomo, donna, bianco, nero, che voglia fare qualcosa per la città e accettare di diventare londinese, può farlo. Ma io penso che sia un romanzo d'amore per Londra e per Samuel Johnson, un personaggio stranissimo che è vissuto 250 anni fa. Anche lui è andato a Londra alla mia età, 27 anni, con una serie di problemi fisici, di salute, eccetera, e che poi è diventato colui a cui si è dato il nome dell'illuminismo inglese.